A Pesaro la situazione, diciamo, che è sotto controllo e abbiamo provveduto dalle primissime ore della mattinata a chiudere gli edifici scolastici per la giornata di oggi, anche per consentire il lavoro dei rilievi rispetto a possibili danni. L'obiettivo è quello di poter completare il ciclo delle verifiche per il primo pomeriggio, quindi poter garantire in esito negativo la riapertura per la giornata di domani. Allo stesso modo tutti gli altri edifici pubblici, dalle palestre, impianti sportivi, luoghi della cultura, al momento sono chiusi in attesa di verifica. Man mano che verranno smarcati gli edifici, poi potranno riprendere le normali attività previste. Altrettanto, da un confronto con la rete ospedaliera, non ci sono danni alle strutture sanitarie, le attività non hanno subito interruzioni. È stata interrotta, come è noto, la linea adriatica ferroviaria per verifiche alle strutture. In giro per la città c'è qualche piccolo crollo di qualche cornicione, ma niente di sostanziale. E per fortuna poi è avvenuto anche in un orario con meno persone in giro, quindi quella è stata una buona conseguenza, insomma, evitata. E allo stesso modo invece chiaramente l'orario delle 7 del mattino, la prima scossa, ha fortemente condizionato e turbato i movimenti verso la scuola e il pendolarismo, ma è chiaro che rispetto al rischio è prevalsa la sicurezza di chiudere gli uffici, i luoghi per poter terminare i controlli.